Può la saliva essere di aiuto per la diagnosi precoce del tumore al polmone? Se ne è discusso nel Congresso nazionale Chirurgia Toracica, le novità non finiscono mai, organizzato dal professor Achille Lococo a Pescara, responsabile della chirurgia toracica della Casa di Cura Pierangeli. Sono stati illustrati i risultati della ricerca condotta con la collaborazione dell'Università d'Annunzio, la professoressa Stefania Angelucci. Allora, è uno screening che riguarda esattamente che cosa? L'utilizzo della proteomica, di questa disciplina che permette effettivamente di individuare dei marcatori molecolari che rappresentano esattamente che cosa? La situazione reale, quella che comporta l'innesco della patologia e soprattutto l'evolversi della patologia verso una forma diciamo decisamente chiaramente neoplastica e aiutare il clinico nel momento stesso, nella fase diagnostica, a individuare intempestivamente la malattia e provvedere, diciamo, a definire quello che si chiama piano terapeutico, strategia terapeutica, una strategia terapeutica che ha dell'innovativo. L'innovativo sta nel fatto che stiamo effettivamente valutando caso per caso che cosa? Espressioni di marcatori che sono assolutamente personali, riguardano l'individuo e quindi ciò consente di diciamo, modificare la medicina, una medicina che diventa di precisione, una medicina che diventa personalizzata e sicuramente costruita come un vestito ad hoc per il paziente in quel determinato momento, in quella determinata fase della malattia, sia essa in fase iniziale ma in fase che diciamo leggermente più avanzata verso lo stadio ultimo. Ci si augura quindi di mantenerci nella fase precoce che consente un miglior tasso di sopravvivenza, soprattutto a 5 anni, e abbassare il tasso di mortalità. Soprattutto medicina non invasiva. Medicina non invasiva, medicina fatta ovviamente di test a bassissimo costo che possono essere in qualunque momento momento clinico ovviamente del paziente, della malattia stessa oncologica, essere applicato a bassissimo non solo costo ma essere sicuramente un test non invasivo e che vuol dire c'è una maggiore collaborazione da parte del paziente, collaborazione e anche possibilità, diciamo, di definire nel più breve tempo possibile, quindi accorciare i tempi della diagnostica e subito promuovere che cosa? Un discorso futuro che assolutamente potrebbe evolvere verso una prognosi non più diciamo, caratterizzata da un alto indice di mortalità, un alto tasso di mortalità, ma da una sopravvivenza a più lungo termine per il paziente.